Powered by Card Game Club. Bentornati signore e signori a questa terza parte della magica guida di Pokémon X, signore e signori. Sì, dopo aver preso i pattini. Perché ho i pattini? Ah sì, perché ho preso i pattini, giusto. Te la dà ovviamente questa tizia che stava prima, giusto. Un attimo di defiance. Beh sì, ricapitoliamo, abbiamo battuto la prima lega, ma che cosa sto dicendo? La prima palestra, signore e signori. Possiamo adesso andare, non lo so. Io mi sono fatto un giretto per catturare qualche Pokémon e quindi sono andato da questa parte anche. E c'era, vi ricordate la tizia che ci ha fermato alla parte scorsa? Ci ha detto, oh, ma quanto sei sexy, magico! E ci ha dato il condivido esperienza. Una cosa molto importante è che adesso lo devi solo attivare. E il condivido esperienza dà esperienza a tutti i Pokémon della squadra. Quindi ovviamente se n'è andata da quella parte invitandoci ad andare a trovarla nel coso editoriale là dove lavora, perché è una giornalista, e noi non possiamo fare altro che dirgli dai, sto arrivando. Qui ovviamente trovate qualche Pokémon, non so, io qui ho trovato due Pokémon soltanto. Ecco, e questo non era uno di quelli. Questo è il nostro vecchio, nemmeno troppo, è Badiou! Abbiamo il nostro Pikachu a livello 9, gli faremo un tono shock, ma non so quanto gli potrebbe fare, non lo so, vediamo subito. Infatti non gli fa una mazza! Data la super parte dell'ultima volta, adesso mi limiterò a farle da 12-15 minuti al massimo, ma diciamo che non è stata tanto colpa mia, è il fatto che comunque sia Swempa, vai, Speupa, però non si può sentire Speupa. È il fatto che mi sono fatto prendere dalla mano, scusate. È proprio colpa mia. È colpa mia, scusate. Mi puzzano ancora le mani. Beh, perché? Chi lo sa. Allora, andiamo e... prima azione, dai. Anche perché potrei usare mille bave, ma non penso che... che dire. Vi ricordo che Badiou è la forma prima di Roselia. Ed è un baby Pokémon. No, non so se è da annoverare tra i baby Pokémon, però noi cercheremo di catturarlo perché non ce l'abbiamo. Sì, ma così non finisce più, porca miseria. Forza. È meglio paralizzarlo prima. E così sia, paralizziamolo. Questo usa crescita. Ma usa, fai qualcosa, non lo so. Prendi la cosa più interessante, porca zozzetta. Niente, non ti piace. Ah, hai pure sbagliato, bestia. Questo continua a fare cresciamo anche nel mondo. Guarda, quando lo catturi vedi che nelle statistiche è alto 2,5 metri. Ma perché lo lisci? Adesso è babbeo. Porca vacca. Poi questo si riprende nel frattempo, quindi noi siamo da capo a due. Ah, non ha effetto, mica l'avevo letto, ragazzi. Tutta colpa mia allora. La ricambiamo. Proviamo con Weedle. Gli lanciamo un bel veleno spina, vediamo cosa succede. Mazza, però perdere 3 minuti per andare a catturare un Badiou è pesante, ragazzi. Vabbè, sono cose che capitano. Ah, quindi attacco speciale di questo. Vai. Quanto si potrà fare? Una Mazzen. Speriamo soltanto che vada a buon fine, perché sennò qua possiamo anche, non lo so, mettere capanna. Maledizione! Doccia scudo. Però guarda, anche le animazioni qui sono spettacolari. Vacchetta. Ci hai fatto quello, che cavolo. Vabbè dai, noi continuiamo imperterriti, perché siamo, non lo so, pieni di buona volontà. E anche perché la parte è lunga. Vai Will, lo usa bene spina. Perché? Vabbè, in caso... no, finalmente crescita non va più. Porca vacca, era ora. Niente, io sai che non sono abbastanza indeciso. Proviamo a catturarlo comunque. In caso abbiamo sprecato una cosa. Vai cacchio! Poi finalmente, perché non è una cattura che, cioè, lo tocca? E si apre la Pokéball finalmente, non si fanno effetti speciali da cinema 3D. Bene, preso, meno male. Andiamo avanti. E anche Badiou è dei nostri. Grande! Molto probabilmente adesso si evolve in Kakuna! Pikachu riceve Speupe e vabbè, tutti gli altri ovviamente. Gli dà tipi bu di Badiou. No, ho sbagliato. Cancella, ok. Assistiamo anche. Sì, giustamente. Assistiamo a questa benedetta evoluzione, vero? Sì, evoluzione.
questa qua, spettacolo da non perdere, perché abbiamo un Weedle incredibile, non stiamo parlando nemmeno di un, cioè meglio di un Pokémon super leggendario, adesso diventa ancora più forte e più bello soprattutto. Io già ho trovato Dracuna per strada, però aveva solo rafforzatore, era inutile portarselo appresso. E abbiamo, signori e signori, Kakuna in versione 3D, perché ci fa fare il giro panoramico della sua guscio, del suo guscio. E adesso andiamo avanti. Ah, wow, non poteva mancare un attacco del genere. È chiaro, no? Scusate. Andiamo avanti. Cosa ci aspetteranno le prossime... Allora, noi andiamo dritti perché comunque siamo... Vabbè, dai, un... non lo so, un'altra ricercuccia in caso scappiamo. Scappiamo! Ecco, io questo qua, questo qua l'ho trovato 8.000 volte tutte le volte femmina. Io, è un po' camuffata. Sicuramente per questo è femmina, no? Non vorrei dire bagianate, però penso che insomma la fata non si è mai vista maschia. Se no si chiamava Fato. Però sarebbe un'altra... Scusate. Ehi, che fai? Ma non mi hai visto? Maledetto. Non vale, cioè non manco usato. Questi qua, questa qua è una fasullità. Pattinatore Glauco si chiama. È Glauco pure io. Pidgey. E Pikachu stavolta ci è andata benissimo. C'ha un solo Pokémon. Ed è Pidgey appunto. E sarà a livello 10, grande. Quindi ci dà un pochino di punti esperienza finalmente. Ehi, yeah. Brutto colpo anche. Ah, vedi che carino però tipo sabbia. Molto molto carino. Ciao Pikachu. Ormai che abbiamo, ricordiamo che ormai abbiamo la nostra prima medaglia, quindi possiamo fare quello che vogliamo con i Pokémon fino a livello 30. E Pikachu è arrivato solo a livello 10. Ricordiamo alla gente che non ci ha ancora visto. Oh sì, grande, sì sì sì. Sta per imparare attacco rapido. No, colpo. No, cacchio! Volevo togliere simpatia, ma ho tolto colpo coda, l'attacco più forte che aveva. Maledizione. Nessuno sale di livello? Va bene. E andiamo. Ok Pikachu, hai fatto un ottimo lavoro. Continuiamo ad andare avanti, questa è una bellissima fontana, guardate. Sfrecciano qui come niente. Fontana delle perle, l'accoglienza crea armonia. È accoglienza, eh? Sì, ok. Dai, battiamo pure questo perché sinceramente, che vuoi che ci faccia? Insomma, abbiamo Pikachu, però dobbiamo incrociarlo. Oh no, oh maledetto, fermati! No, 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 no! Stavolta mi metto davanti, bestia ladra. Oh, ci mancava altro. Ok. Pattinatrice anche lei. Gwendalina. Mamma, Gwendalina. Di che cavolo stiamo parlando? Signorina Gwendalina. Pica pica sì. Grandioso. Comunque un pollice, un mega pollice in su, o un like, come si chiama, di questi ultimi tempi. Se adorate pica pica anche voi. Dico anche voi perché ovviamente io l'adoro. È chiaro, è chiaro. Vai Pikachu. Ed è andata anche questa. Chissà la seconda palestra come sarà. Cioè, almeno lontana, vicina. Ancora, oh! Ricordiamo anche il fatto. Oh, Speupai è arrivato a livello 11. E Metapod a livello 8. Wow. Wow, Metapod a livello 8. Grande. Non vedo l'ora che si evolvono, così li rimetto dentro al box dove stanno benissimo. Perché sinceramente non ci facciamo molto molto tanto, eh. Ah, guardate qua. Dite che qui troviamo qualcos'altro se andiamo nell'erba? Penso di no, insomma, perché non è cambiato il... il percorso, infatti abbiamo trovato un altro bagiglio ciucciuccio. Penso ogni volta che sento questo verso mi emoziono, non lo so perché. Vabbè. Allora. Ma sì, dai, facciamoci nell'erba, magari scampiamo anche qualcuno. Eh no, sempre gli stessi ragazzi, niente da fare. Quindi vi dicevo, no? Che comunque sia io fuori dalla guida mi facevo... mi vedevo i Pokémon e qui potete trovare solo questo qua, di cui adesso mi sfugge il nome, Ledyba e Badu a quanto pare. Intanto battiamo la bambina. Perché non ti abbassi? Maledizione, non sei carino nei suoi confronti. Solo perché è un'allenatrice. Sfida fra Ottavia bimba, che manda in campo Badu giustamente, perché è tempo di cambiare. Vai, mettiamo Fletching, dai, perché no. Torna indietro. Qui per esempio, secondo me il massimo sarebbe far vedere proprio il raggio come se fosse nei cartoni animati. Cioè la verosimilità sarebbe spettacolare. Penso che avrebbe le sue porche figure, insomma. Allora, beccata, è chiaro. Fletching usa beccata. E boom!
grande. Vediamo se altri. Oh, Gregolo, mamma mia, grande battaglia per lui. Vediamo se qualcun altro sale di livello. Kakuna sale a livello 8, incredibile. Il Pokémon più forte che abbiamo a livello 8, quasi devastante. Vediamo un po' adesso cosa facciamo. Oh, vediamo di prendere questa Pokéball che comunque sia. Oh, che fa? Non passa. Ma che cosa c'è là intorno? Ah, avvelenaculeo. Chissà cosa serve. Poi controlleremo. Ah, una cosa incredibile, ci mette tre quarti d'ora per farsi così. Un altro Pokémon. Ecco, infatti, come dicevo Ladybug. Adesso lo cappaoliamo un pochino, ma giusto per prendere qualche punto esperienza. E poi andiamo avanti. Accidenti. Pikachu, non mi deludere. Anche le paperelle sono più realistiche qua, è incredibile. Vai, tuono shock. Vediamo cosa farai. È grande. È andata anche questa, Pikachu. Grande Pikachu. Bibu, bibu. I punti esperienza, niente, non succede. Una gran mazzissima. Il bello dei Pokémon base, che insomma, che non puoi far evolvere. Ma c'è una Pokéball là? No, è solo un fiore. Che comunque sia, imparano le mosse più in fretta. Che cos'è? Germano Pokéfan. Wow, sembra un panda il ragazzino. Oh, capperetti. Pichu, meno male che abbiamo imparato attacco rapido da poco. Perché sennò a quest'ora potevamo prenderci a schiaffi tutto il tempo. Oppure andare a colpi di tono shock. Oh, grande. Bello, mi piace. Sembra che ti sventola la coda in faccia, in realtà è proprio questo che fa. Andiamo avanti, forza. Grande. E anche questa è andata. Mamma mia, che squadra epica, ragazzi. Poi con questo fatto che dà esperienza a tutti quanti sarà facilissimo avere una buona squadra. Prima mi ricordo che dovevi metterlo sempre davanti. Oh, Pikachu, una stavolta cambiamo. Ma perché? Maledetto dito del cavolo. Sì, Pikachu contro Pikachu. Vediamo chi la spunta sta botta. Comunque la musichetta degli allenatori è spettacolare. Sì, ruggito. Tanto c'è. Oh, guarda come sono belli. E cosa possiamo mettere? Chespin, Fletching, Kakuna. Meglio Chespin, no? Pikachu, torna indietro, per favore. Comunque la cosa si prospetta abbastanza interessante. Ehi, non mi hai fatto assolutamente una no! Maledizione. Vediamo cosa possiamo inventarci. Parassiseme? No, regolamento. Andiamo sul classico. E beh, cioè, quando ho fatto poco da però dovrebbe muovere la coda. La muove minimamente lo spazio è incredibilmente alto. No! Maledizione. Dai, forza. Bravissimo. Comunque il regolamento è troppo bello. È veramente troppo troppo bello. Pikachu usa ruggito. Ma non penso che ci interessi più di tanto, perché il regolamento spero che lo faccia a pezzi, porca zucchetta. E fu così che è il Pikachu. Andare, mazza, 219. Livello 16 per lui. Grandioso. Metapod è salito a livello 9. Che gioia. Oh, grande. L'evoluzione del momento. Vediamo come diventa. Perché non mi sono andato a documentare di persona. Mettiamo un po' di. Balliamo nel frattempo. Spero che anche voi dall'altra parte stiate ballando. E dai così, e dai così, e vai, e vai, e vai, e vai. Abbiamo niente proprio di meno che. Ma che è sta cosa? Qui la dim. Ho la possibilità, oppure insomma, come posso dire, ho la possibilità di rimanere un attimo perplesso, perché non è che sia tutto sto mostro di bellezza, eh. Vabbè, dai, andiamo avanti, che questa qua ce la vediamo al massimo nella seconda parte. Troviamo due persone che parlano e vediamo un po' cosa ci dicono. Punto esclamativo. Conosci un Pokémon chiamato Flapepè? Sì. Oh, vedo che è già reso il Pokémon, non c'è stupirsi. Che trainatore del professore. Ah, ma perché lo sanno tutti? È un Pokémon di tipo folletto. Sono classificati solo di recente, giustamente. Ciò comporta ovviamente la necessità di rivedere le compatibilità tra. È vero. Ah, ok.
con i Pokémon di altro tipo. Mi chiamo Sina, un nome grazioso, non trovi, proprio come me. Zozzetta, sono Dexio, che figo suo nome. 2 anni fa, si può dire che sono un veterano, vediamo, va dai, lottiamo e vediamo come... Se vuoi posso accompagnarti al laboratorio di cerca Pokémon. Che facciamo? Lo facciamo adesso? No, dai, lo faremo dopo, alla prossima parte. Eh sì, decisamente. Finiamo qui la nostra nuova parte, anzi salviamo perché non si sa mai. Dai, stavolta sono rientrato nei 15 minuti, si può fare. Signore e signori, vi saluto e ci vediamo alla prossima magica parte. Mi raccomando, tanti mi piace e tante visualizzazioni. Yuhuu!